partita finita o anche gol quando arbitro fischiato. La Villese nel secondo tempo avrebbe meritato 4-5 gol. Purtroppo il pallone no, non ha voluto o non è voluto entrare in rete. Michele Cotroneo, direttore sportivo della Villese. Purtroppo è ogni partita così, c'è quando va bene, c'è quando va male. Oggi è andata male, oggi alla fine i ragazzi non hanno niente da dire perché hanno dato tanto fino all'ultimo, avevo tante assenze, però gli dico bravi. E la Medes è stata brava, le uniche, no, ha fatto tre azioni gol, su tre azioni gol ne ha fatte due, quindi noi per fare due gol dobbiamo fare almeno 10-15 azioni gol. Comunque siete stati in partita per più di un'ora. Sì, sì, siamo stati in partita, ripeto, i ragazzi sono stati bravi, hanno mantenuto la calma fino all'ultimo e poi ovviamente, come dite voi, quando la palla va dentro è gol e quindi... Un assedio furibondo. Sì, sì, abbiamo fatto un assedio, i ragazzi comunque si allenano tutta la settimana, si allenano bene, oggi gli mancava pure il mister perché ha un problema di salute e lo saluto a Norman Bellè, ma sono stati bravi e mi hanno ascoltato a me alla lettera. Quando incontri un grande portiere che cala la saracinesca non c'è pane per nessun dente. Infatti faccio i complimenti al portiere perché a vederlo sinceramente esteticamente non sembrava, però è stato bravissimo sulle punizioni, c'è stata una punizione di Balli in crocio che è stato bravissimo a pararla veramente, sicuramente un ragazzo che lavorerà bene durante la settimana. C'è solo l'amarezza della sconfitta, ma la Vellese ha fatto un grande match al Mauro Simone. Sì, noi sono contentissimo per la prestazione, un po' amareggiato per il risultato, non facciamo drammi, andiamo avanti, se pensiamo che a giugno eravamo senza ragazzi e arrivare già qui a questo punto per noi già è tanto. La Villese che fino a qualche stagione fa ha fatto tremare le vene dei polsi a squadre ben titolate a Santoro, poi ha avuto così una pausa di riflessione, è rimasta quantomeno in promozione. Sì, infatti ne approfitto per ringraziare tutti i dirigenti vecchi, partendo dal presidente Gidio Lavalle, che hanno fatto tantissimi sacrifici per la Villese. Adesso c'è un nuovo ciclo che si punta per arrivare nelle posizioni dove Villa San Giovanni merita e quindi quest'anno, facendo il campionato di promozione, stiamo cercando di salvarci con qualche giorno in anticipo e programmare per il futuro e chissà mai con qualche dirigente in più. Un pezzo di storia, una delle più grandi del calcio calabrese. Sì, è una storia, la Villese ha la sua storia, quindi quest'anno a giugno quando c'era la possibilità che non si iscrivessero al campionato il presidente Postorino mi ha chiamato, ho accettato subito per dargli una mano perché per me è un onore lavorare a Villa per una città e per una squadra di un blasone come Villa San Giovanni. Il mondo del calcio è fatto di cicli, passa uno e arriva l'altro, ora... La Villese sogna un nuovo grande ciclo. Sì, questo grande ancora non lo so, però questo è un nuovo ciclo. Siamo stati fortunati, abbiamo ricevuto il Santoro di Villa San Giovanni, il campo ce l'abbiamo per 9 anni più uno, quindi passa tutto dal Santoro. Abbiamo fatto una scuola calcio importantissima affiliata all'Atalanta che ci sta dando molte soddisfazioni anche il settore giovanile. L'amministrazione comunale non può fare miracoli perché non ha la bacchetta magica e poi con i tempi di macche magre, di austerity, di spighe vuote, ognuno fa quel che può. Certo, noi l'amministrazione comunale la ringraziamo per tutto quello che fa per noi, anche se ripeto ormai il campo sportivo voglio dire per 9 anni è nostro, però sono sempre presenti e se ci possono accontentare in quello che si può lo fanno sempre. Nel gioco del calcio ha ragione chi vince. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Magheda, allenatore della Polisportiva Meletese. Buonasera, sì, indubbiamente è così, ha sempre ragione chi vince, anche perché noi in ogni caso, anche se malauguratamente fosse finita in pareggio la partita, avremmo avuto ragione perché abbiamo avuto chiare occasioni, poi c'è una differenza fra noi e loro non indifferente. Però i ragazzi, era una partita importante perché diciamo che venivamo da un periodo dove
Se abbiamo perso in casa col Gallico, pareggiato il derby, quindi era una partita che sono entrati tesi, contratti, poi alcune defezioni, alcuni ragazzi sono partiti dalla panchina, oltre perché qualcuno aveva dei problemi, ma anche perché la politica mia e della società è quella di far giocare e coinvolgere tutti nel progetto. Quindi c'è stato fatto anche un turnore per, diciamo, programmato, come avverrà nelle altre partite, perché è giusto che un ragazzo che si allena abbia la propria opportunità di mettersi in mostra. Nel primo tempo c'è stata la siesta, una pennichella, molti erano sul divano, distesi, a schiacciare Arachidi. Nel secondo tempo si è svegliato. Sì, il primo tempo, quello che ho contestato ai ragazzi nell'intervallo era proprio la poca incisività, la poca aggressività, la poca voglia di andare sulle seconde palle, di attaccare l'avversario, di cercare di fare gol. Una partita, diciamo, che era su ritmi molto 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 blandi, perché noi nonostante ciò l'abbiamo controllata tranquillamente, però non abbiamo fatto nulla per affondare, se non in due occasioni che siamo arrivati a tu per tu col portiere, abbiamo avuto delle occasioni, però come al solito sentiamo a concretizzarle. Non è mai simpatico parlare dei singoli, delle individualità, ma oggi su tutti Meduri, autore del gol e anche di una bella partita, e naturalmente sua maestà lo scugnizzo d'oro del calcio locale, l'enfant prodigio Golden Boy, Pasquale Scaramuzzino, autore del 2-0. Sì, vabbè, ma Ciccio ha dalla sua la serietà, l'impegno, la costanza, è un ragazzo che anno per anno sta avendo sempre dei margini di miglioramento e secondo me ancora può migliorare molto. Consideriamo che lui è un giocatore che generalmente fa l'esterno di difesa, però ultimamente sta giocando centrale sia con l'Under che con la prima squadra, e come si è potuto vedere non ha sofferto l'avversario, l'ha anticipato più di una volta, è stacca di testa, nell'uno contro uno è difficile che venga saltato. Cioè, questo, oltre le capacità che ha, è anche la serietà e la costanza che hanno permesso di migliorare molto. Un talento naturale. Sì, queste sono doti che si hanno, poi giustamente bisogna allenarle, però alcune cose le devi anche avere dentro. I numeri ci sono. Sì, sicuramente. Per lui e per molti altri, perché può darsi che all'interno di una partita si vedano meno rispetto ad altri giocatori, però hanno una rilevanza non indifferente. Mi viene in mente ad esempio Marrari, che tampona, recupera molti palloni, Borruto che dà equilibrio alla squadra, si riesce a fare le fasi sia di interdizione che la fase di impostazione. Ognuno ha le proprie caratteristiche che sono fondamentali per la squadra. Borruto glaciale, capace di assicurare, di garantire alla difesa tranquillità, serenità con il suo carisma. Sì, vabbè, ma Borruto Nicolò fa quel ruolo da molto, io direi, il suo ruolo naturale. In più di un'occasione, per esigenze della squadra, è stato spostato tra i difensori, perché tra quelli che sono in campo è l'unico che mi permette di poterla arretrare, in modo da avere un buon difensore, perché è affidabile anche a livello difensivo, ma al tempo stesso un giocatore che riesca a impostare l'azione da dietro. Capacità e intelligenza tattica non indifferente. Deve migliorare su alcuni aspetti, però deve essere più calmo quando ha la palla tra i piedi, però c'è tempo e soprattutto ci sono le qualità e le basi per poter migliorare molto. L'attacco segna col contagocce, bisogna metterle sul bilancino dell'orefice o addirittura del farmacista, però difesa e centrocampo vanno bene, benissimo. Sì, l'importante è farli fruttare i gol che facciamo, pure se sono pochi l'importante è che portino punti. Segniamo poco, ma non costruiamo poco, l'aspetto fondamentale secondo me è quello, che si arriva in porta. Poi c'è la giornata dove su 4 occasioni ne fai 4, la giornata che su 4 ne fai 1, ma l'importante secondo me è arrivare. E con i giocatori che abbiamo... Su 5 ha fatto 2, non è male. Sì, diciamo, per la nostra media sì, diciamo che siamo stati, è una buona media, possiamo essere soddisfatti, però capitano le partite dove hai un'occasione, due occasioni e devi essere bravo a sfruttarla per portare il risultato. Con una bella prestazione nel secondo tempo ha cancellato la prima parte della gara così così.
Sì, vabbè, ma i ragazzi sono entrati con un altro piglio, con un'altra voglia, un'altra intensità, e diciamo che non abbiamo messo sotto gli avversari, abbiamo immaginato gioco, abbiamo recuperato palloni, siamo ripartiti spesso. Poi con l'entrata di Pasqualino, che ci dava più profondità e più velocità, siamo diventati pericolosi perché lo lasciavamo sempre alto per giocare l'uno contro uno, perché conosciamo le sue doti, ed è arrivato in porta mi sembra 3 volte, una ha fatto gol su una grande palla di Nicolò, perché siamo ripartiti da dietro, una grande palla messa proprio con i giri giusti, è arrivata dritta sul compagno che ha saltato il portiere. Per le doti di Pasquale non le scopro io, ma come Pasquale ci sono tanti altri, tanti altri. È una buona squadra. Ci sono stati degli incidenti di percorso, però fondamentalmente mi ritengo molto molto soddisfatto, anche in considerazione del fatto che molti di loro sono 2001, quindi è la base, una buona base per la squadra del futuro. Il progetto calcistico Spinella Meritese sta andando avanti e sta dando dei frutti abbastanza copiosi. Sì, perché diciamo che fondamentalmente l'aspetto calcistico è importante facendo calcio, però noi cerchiamo di migliorare i ragazzi anche dal punto di vista, per quanto ci è possibile con il poco tempo che abbiamo, perché non ci vogliamo sostituire le famiglie, però cerchiamo di dargli un'impronta che gli permetta di crescere e diventare degli uomini, perché diciamo che con la partita di oggi contro loro all'andata c'erano stati comportamenti che c'entravano poco con il gioco del calcio, dove siamo stati trattati male in campo, situazioni incresciose, e sono contento del fatto che i ragazzi siano riusciti a mantenere la calma, a evitare situazioni che potevano sfoggiare in altro. Questo dimostra la maturità, ma soprattutto l'educazione che hanno i nostri ragazzi, che lo dimostrano in qualunque campo vanno, indipendentemente se sia successo o meno questo inconveniente la partita d'andata, però ragazzi, uno più educato dell'altro, ragazzi d'oro. Sono questi i valori morali che sono sempre al centro dell'attenzione della società, quindi il fair play, il regolamento, il bon ton, l'educazione. Sì, la prima cosa è quella, educazione e rispetto sia per i compagni che per gli avversari. Poi cerchiamo di giocare al calcio, di migliorarci, però fondamentalmente cerchiamo di costruire uomini, non calciatori. Perché noi li facciamo divertire e loro, oltre ai risultati, ci danno delle gratificazioni anche comportandosi in maniera dignitosa ovunque vadano, e siamo spesso ringraziati e ci vengono fatti complimenti dagli avversari per l'atteggiamento che abbiamo in campo, e campo, dirigenti, giocatori, genitori a seguito, quindi non nulla da dire, è un gran gruppo sotto tutti gli aspetti, non solo dei ragazzi ma tutto il contorno anche delle famiglie e dei ragazzi. Perché la società predica il rispetto delle regole, la legalità, la giustizia, ben vengono altri valori come la democrazia, la libertà, il rispetto della dignità e via discorrendo. Sì, sono dei dettami che noi cerchiamo di impartire ai ragazzi, perché fondamentalmente quello rimane, che si lasciano dei buoni ricordi quando andiamo ad affrontare gli avversari fuori casa, ma soprattutto quando li affrontiamo in casa, perché non qua è, cioè, un'oase di pace, si può dire. Fondamentalmente i ragazzi sono tranquilli, non è mai successo nulla, e speriamo che non succeda mai nulla neanche in futuro. Anche perché la società, quindi l'allenatore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il dirigente accompagnatore, sono sempre comunque pronti a gettare acqua sul fuoco degli entusiasmi, ma anche dei bollori. Sì, perché sono dei valori che condividiamo tutti, io come allenatore, la dirigenza attuale della Melitese, la dirigenza della calcistica, della quale ne facevano parte tutti i ragazzi che erano presenti in campo, i ragazzi stessi e soprattutto le famiglie dei ragazzi, che giustamente li crescono secondo alcune regole e poi i risultati si vedono in campo.